Il mio percorso è iniziato da un'età molto fragile, molto giovane, e ho iniziato a fare ginnastica ritmica a 6 anni in Romania, in un paesino chiamato Iași. Ho iniziato per caso, ho iniziato perché mia mamma mi portò in una palestra vicino a casa e così da lì, insomma, non mi sono più staccata da questo sport. E ho fatto per un sacco di anni, fino all'età di 10 anni, in Romania. Sono entrata nella nazionale per 2 mesi, dopodiché, insomma, per motivi lavorativi della mia famiglia e dei miei genitori, abbiamo deciso di traslocare in Italia e quindi così di rinunciare alla nazionale rumena e di cercare di fare un percorso tutto diverso e da capo. E dopodiché ho iniziato a prendere sul serio la ginnastica ritmica, da quando sono entrata in nazionale nel 2015 e da lì pian piano, insomma, ho fatto tanti risultati, ovviamente ci sono dietro tanti sacrifici, però quando si ha la passione, insomma, si sentono molto meno. E poi dal 2017, insomma, ho iniziato a fare gare come Coppe del Mondo, europei, mondiali e insomma ho iniziato a fare sul serio la ginnastica ritmica anche da quando sono entrata nell'aeronautica militare. E, diciamo che mi ha aiutata molto anche a livello di maturità perché devi essere molto responsabile. Devi anche ovviamente stare attenta su tante cose, non solo a livello di social, ma anche comportamentali e tutto, come è giusto che sia. Quindi più il livello si alza nella ginnastica e più insomma, sei obbligato a assumerti più responsabilità, quindi a essere più maturo e a crescere più in fretta del dovuto. Ovviamente tutto questo è successo piano piano, gradino per gradino, è successo ovviamente perché io ci ho messo il cuore e sono molto contenta del risultato finale. Io ho fatto il liceo scientifico e sportivo Alessandro Volta per 5 anni e sono riuscita a conciliare lo studio con la palestra e diciamo che è diverso il fatto che io comunque ho fatto un liceo sportivo. Anche se scientifico, ma questa cosa comunque insomma, è diversa rispetto a fare una scuola normale e anche il programma che c'è, eccetera. Però penso che se uno sportivo insomma, debba dedicare tutta la sua vita allo sport perché è di un certo livello, ma anche allo studio. La miglior cosa è proprio fare una scuola di indirizzo, una scuola che veramente riesca ad dove tu ti riesca ad applicare completamente e anche sì, riuscire a conciliarsi con lo studio e lo sport. Io ho avuto la fortuna di riuscire a fare entrambe le cose, quindi sia dedicarmi completamente sullo sport, sia riuscire nello studio. Quindi ho trovato soprattutto un'ottima scuola e quindi è grazie ad essa che sono riuscita a fare il mio percorso, sia a livello sportivo che a livello scolastico. Io mi sono trovata davvero molto bene perché ho trovato delle persone che mi sono venute incontro, che mi hanno aiutata tantissimo, anche a livello di difficoltà, perché comunque affrontare delle superiori con le mie 8 ore giornaliere in palestra, diciamo che è una cosa molto grande. Ho cercato sempre di guardare il lato positivo, quindi anche se magari ero molto stanca, molto stressata, cercavo di guardarmi l'obiettivo avanti, quindi darmi appunto delle motivazioni valide e infatti ogni volta che raggiungevo un certo traguardo, anche appunto quello di ieri, del fatto della maturità, eccetera, è stato un traguardo molto grande, quasi paragonabile ad una gara importante, quindi sono molto soddisfatta. Diciamo che non c'è un segreto in particolare che ho per riuscire ad essere concentrata, perché ovviamente ogni gara anche io l'affronto in modalità diverse. Ovviamente cerco la perfezione, quindi cerco ovviamente di trovare il modo giusto per entrare in pedana e fare l'esercizio al meglio.
Questo dipende anche dagli allenamenti che faccio in palestra, quindi alla fin fine è una cosa anche caratteriale, quindi devi essere molto forte e non farti, insomma, travolgere da troppe emozioni e anche da troppe aspettative, quindi bisogna essere tanto con la testa fra le spalle e, insomma, non c'è un segreto vero e proprio, ma bisogna saper gestire l'emozione, questo è il segreto in realtà. Allora, io in questa scuola, in realtà non ho trovato un punto debole, strano, ma davvero. Cioè, ho trovato degli insegnanti che davvero mi venivano incontro, non solo a scuola ma anche nella vita normale, magari mi scrivevano i complimenti dopo una gara che per me vale tantissimo. E i compagni mi sono sempre stati vicino, siamo legati e adesso vediamo anche di festeggiare dopo che tutti finiamo. E, insomma, ho trovato un molto bell'ambiente, molto sportivo e soprattutto tutti si interessavano di tutti, dello sport in generale. E questa cosa a me piace davvero tanto perché comunque lo sport aiuta alla salute, al benessere personale, ma anche degli altri perché comunque ci sono gli sport di squadra. Quindi è una cosa che ho trovato molto molto bella. Tokyo il prossimo anno, 2021, adesso sì, è una cosa che comunque è molto importante e sarà la gara più importante della mia vita e spero vada al meglio perché ho già iniziato a mettermi sotto e a prepararmi, quindi davvero spero vada il meglio possibile. Volevo fare un caro saluto al Liceo Scientifico Sportivo Volta. E sono molto contenta di aver passato davvero degli anni indimenticabili, bellissimi. Vi voglio bene tutti. Un bacio.